sono Silvio Garattini, fondatore e direttore dell'Istituto Mario Negri. Siamo di fronte a un periodo di cambiamenti, abbiamo un numero importante di nuovi orientamenti in campo terapeutico che si spera possano essere presto disponibili, dalle cellule staminali alla gene therapy, alla gene editing e così via. Tuttavia bisogna tenere presente che si tratta di interventi che sono estremamente costosi e che quindi rischiano di rendere insostenibile il Servizio Sanitario Nazionale. Oltretutto molti dei nuovi farmaci che vengono prospettati, per esempio in campo antitumorale, sono dei farmaci che non hanno e non determinano quei grandi progressi che spesso vengono propagandati. Quindi bisogna prendere delle misure molto importanti per rendere sostenibile il Servizio Sanitario Nazionale, ma al tempo stesso bisogna ricordarci che parliamo del 20% della popolazione mondiale, perché l'80% della popolazione non ha quasi nessuna possibilità di accedere anche ai farmaci più elementari. Quindi abbiamo bisogno di ripensare al sistema e abbiamo bisogno di rivedere il ruolo di tutti i componenti di questo processo, i ricercatori, l'industria farmaceutica, coloro che si occupano degli aspetti amministrativi del Servizio Sanitario Nazionale, la popolazione, i politici. Occorre ripensare un sistema che sia più equo e utile per tutti.